Benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Oggi trattiamo uno degli argomenti sempre in voga, la scelta di una prima attrezzatura per la pesca spinning in mare. Vedo sempre sui social che viene riproposta questa domanda, perché in tanti, un po' svogliati, un po' per mancanza di tempo, ecco, si rivolgono ai social per avere delle informazioni di pronto utilizzo, quindi senza mettersi lì a capire le motivazioni, le spiegazioni, le caratteristiche e quant'altro, vogliono semplicemente che vengano consigliati nell'acquisto di una canna e di un mulinello. Diamo subito le risposte. Come canna potete utilizzare una Daiwa Ninja o Ninja Evolution della lunghezza di 7,4 piedi, potenza di lancio 10-30 grammi. Invece per quanto riguarda il mulinello, io vi consiglio di abbinare a questa canna un mulinello Shimano Naski 5000 XGFC. Se avete voglia di capire le motivazioni perché, ecco, vi sto consigliando questa attrezzatura, seguite la parte del video successiva alla sigla. Se invece vi sono già bastate queste informazioni, andate tranquillamente avanti con l'acquisto, perché questa attrezzatura che vi ho consigliato potrebbe essere già buona per chi inizia, ma potrebbe essere già un punto di arrivo per chi magari vuole qualcosa di più duraturo nel tempo, perché questa attrezzatura vi potrà durare e bastare per tanti anni di pesca, se tenuta ovviamente in modo corretto. Seguitemi comunque nella continuazione di questo video, in modo da capire le motivazioni e magari affinare anche le vostre competenze. Sigla e partiamo. Andiamo. Allora, adesso andiamo a definire quali sono le caratteristiche da considerare e ricercare nella scelta della nostra combo canna-mulinello. Prima partiamo dalla canna, perché ci sono delle considerazioni e dei punti da approfondire in merito alla canna, e poi parleremo del mulinello, perché di solito è questo l'ordine: prima si sceglie la canna e poi vi accoppiamo il mulinello. Andiamo adesso secondo una sequenza, facendoci aiutare anche dai titoli in sovrimpressione, quali sono i punti che affronteremo per la scelta, ecco, del nostro attrezzo ideale. I fattori da considerare sono maggiormente questi: la lunghezza della canna, la sua potenza, l'azione, il line, ovvero il filo che è consigliato utilizzare accoppiato a questa canna, il numero di pezzi di cui è composta e il prezzo. Allora, partiamo dalla lunghezza. La lunghezza che ho consigliato come acquisto della nostra canna è 7,4 piedi. Lo standard medio, diciamo, della lunghezza media del pescatore di spinning italiano è 7 piedi, però io ho consigliato questa canna leggermente più lunga, prima di tutto perché una leva più lunga ci facilita nella distanza di lancio e nel caricare proprio la canna durante la nostra azione di lancio. Quindi, per chi inizia, avere un attrezzo che gli facilita e gli permette anche qualche piccolo errore è sicuramente un vantaggio maggiore ad avere una canna troppo corta, che magari il pescatore non è abituato a lanciare con una canna così corta e si troverebbe in difficoltà. Allo stesso modo, però, una canna più lunga ci va a coprire quelle situazioni che possono sempre capitare durante una battuta di pesca, come ad esempio il mare mosso, se stiamo pescando in spiaggia. Quindi una canna più lunga ci evita di far andare in bando il filo tra le onde e di perdere, ecco, quella sensibilità verso l'esca che stiamo utilizzando. Oppure una canna leggermente più lunga, come questa di 7,4 piedi, ci potrebbe essere d'aiuto maggiormente se stiamo pescando in scogliere alte dalla superficie del mare. In questo modo ci evita di perdere quei metri che sono importantissimi
proprio a ridosso della nostra postazione, perché molto spesso la cattura può avvenire proprio sotto i nostri piedi e quindi con una canna più lunga noi riusciamo, poi viene a crocere direttamente in pesca, a recuperare tutti i metri possibili in cui possiamo muovere la nostra esca fino a qualche centimetro dalla nostra postazione. Parliamo adesso della potenza. Con questa caratteristica andiamo ad identificare la grammatura di esche capace di lanciare e quindi, mettendo questo parametro tra i 10 e i 30 grammi, andiamo a chiudere quelle che sono le caratteristiche di peso più comuni degli artificiali che noi utilizziamo nella pesca spinning in mare. Per chi ecco si sta avvicinando alla tecnica dello spinning, farà un po' di tutto, non andrà nello specifico a ricercare le grosse prede oppure la utilizzerà con esche da approcci ultralight. Quindi il pescatore che si avvicina alla pesca a spinning utilizza solitamente questa grammatura di esche. Quindi con la potenza 10-30 grammi possiamo utilizzare la stragrande maggioranza di esche di comune utilizzo nella pesca spinning in mare, partendo dal jerk, passando per il popper, il needle, anche gli ondulanti e un po' tutti gli artificiali per andare a coprire la fascia d'acqua dove intenderemo insistere la nostra azione di pesca. Per quanto riguarda l'azione proprio della canna, definiamo brevemente che cos'è l'azione. L'azione è la risposta con cui la canna torna allo stato iniziale dopo una flessione. Quindi, in questo caso, la scelta di avere una moderate fast, che cosa ci vuol dire? Che noi abbiamo una punta abbastanza sensibile, pronta e reattiva. Mentre nella parte più bassa della canna, quella che va verso il manico, abbiamo una schiena molto pronta e reattiva con una riserva di potenza utile per contrastare eventualmente le prede di grosse dimensioni che possono sempre capitare nella pesca spinning in mare. Invece la parte ecco, dei tre quarti restanti della canna, quella verso l'apicale, ci permette di lanciare con maggiore facilità e prontezza le nostre esche e allo stesso modo eventualmente riceviamo un attacco o una tocca da parte del pesce che cerca di aggredire la nostra esca, riusciremo a dare con un movimento di polso stretto una ferrata decente per assicurarci la cattura. Facciamo in modo che le ancorette o gli ami che sono presenti sull'esca artificiale si conficchino nell'apparato boccale del predatore. Per quanto riguarda il line, invece, noi andiamo a definire con questo parametro il diametro o la capacità, la resistenza, il libraggio del filo da accoppiare alla nostra combo canna mulinello. Infatti, l'anellatura di cui è provvista questa canna ci permette di utilizzarlo con diverse tipologie di filo, soprattutto i trecciati, e della potenza ideale, quindi dalle 12 alle 20 libbre, che è un po' il range ottimale che solitamente viene utilizzato nella pesca spinning in mare. La fascia di prezzo a cui mi sono rivolto per andare ecco, a scegliere la canna ideale per chi vuole avvicinarsi alla pesca spinning in mare, è una fascia di prezzo medio, rappresenta già un attrezzo che potrebbe accompagnarci anche per diversi anni, non solo per fare le prime esperienze. Lo consiglio rispetto ad attrezzi low cost perché già ha delle caratteristiche che l'utente medio potrebbe sfruttare negli anni. È una canna che non ci stanca, anche come estetica, come finiture. E sicuramente sconsiglierei
anche di spendere troppo, perché rischiamo di avere un prodotto di qualità e con caratteristiche talmente alte che il pescatore che da poco si sta avvicinando a questa tecnica non comprenderebbe appieno e magari non riuscirebbe nemmeno a sfruttare. Altre considerazioni da fare nella nostra scelta della canna sono da definirsi in base alla tipologia di esche che utilizziamo. Dobbiamo capire che per esche molto tecniche, come potrebbero essere i lipless, per esempio, o i popper di generose dimensioni, si necessitano attrezzi specifici. Quindi le ho scartate perché chi da poco inizia la pesca spinning non va su attrezzi e diciamo, su esche molto tecniche. Allo stesso modo è importante conoscere la taglia e la specie del predatore a cui noi solitamente destiniamo l'azione di pesca. Sappiamo però che anche in questo caso chi inizia non è che va già sulla preda di taglia, come potrebbero essere grosse lecce amia o i tunnidi. Il pescatore che da poco si approccia alla pesca spinning va secondo quello che è la taglia media di un pesce serra, di una spigola, di un barracuda. Sono queste un po' anche le prede scuola a cui si rivolge il pescatore medio e che con questa canna possiamo tranquillamente affrontare. Come vi dicevo in precedenza, una volta scelta la nostra canna ideale, gli abbineremo un mulinello. Lo scopo principale del mulinello è quello là di contenere il filo e bilanciare anche il nostro sistema pescante. Quindi troveremo la taglia giusta secondo l'attrezzo che abbiamo considerato. Nel nostro caso, la taglia Shimano 5000, che corrisponde più o meno a una taglia Daiwa 4000, ci va a bilanciare il sistema pescante e la velocità del mulinello è ideale sia per predatori veloci, come può essere il pesce serra, per esempio, ma rallentando la nostra azione di recupero ci permetterà di essere efficaci anche verso prede più lente, come potrebbe essere la spigola o il barracuda. Inoltre, la taglia 5000 del modello Naschi della Shimano riesce ad avere una buona capienza di filo per permetterci di caricare magari anche 300 metri di trecciato dello 016 o 018. Magari possiamo mettergli anche un po' di backing prima del trecciato per arrivare con il filo all'orlo della nostra bobina. In questo modo, ecco, andiamo a bilanciare il nostro sistema pescante e possiamo coprire una stragrande varietà di situazioni di pesca che possono capitare durante le nostre uscite. Allora, in conclusione di questo video, siamo riusciti a dare delle motivazioni alla mia scelta. E abbiamo dato delle indicazioni anche per chi magari vuole da solo ricercarsi un'attrezzatura in modo da avere delle informazioni più dettagliate sul canale e sulle pagine social di Planet Spin o su planetspin.it. Ci sono ancora dei video e degli articoli dedicati alla pesca spinning in mare con un tutorial molto molto completo. E tuttavia, invece, in questo caso, con una canna e un mulinello che complessivamente possiamo trovare intorno alle 150 euro, ecco, 70 euro per la canna e qualcosina in più per il mulinello, abbiamo un'attrezzatura che può essere utile ed efficace sia per chi inizia, ma può rappresentare anche un punto di arrivo che accompagnerà il pescatore per diversi anni. Spero che il video vi sia piaciuto. Eventualmente potete contattarmi per anche valutare alternative che si potrebbero considerare a queste che ho indicato io, in modo da ragionarci insieme.
Inoltre, se volete ancora qualche video dedicato a chi da poco si sta avvicinando alla pesca spinning e magari cerca anche delle informazioni sulle esche artificiali, sui fili e sugli accessori utili per completare la nostra attrezzatura da pesca, scrivetelo nei messaggi o contattatemi privatamente. Ringrazio tutti voi per la visione di questo video. Se vi è piaciuto, lasciate like. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti. Per il momento è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Come sempre, un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi!